Dopo la sconfitta per 2-1 incassata in casa da Cinzia Albalonga, dopo quasi un anno e mezzo di imbattibilità tra le mura amiche, il senso di colpa e gli animi cupi della società del Campobasso Calcio erano evidentissimi. Nonostante tutto, però, la vicinanza dei tifosi è stata encomiabile, già a partire dagli istanti successivi alla prestazione di Cudini e compagni. Non è successo niente, ci rifaremo, era il mood degli ultras giunti a dare il loro supporto alla squadra, conci che all'indomani i calciatori avrebbero dovuto iniziare i preparativi per la sfida più importante del campionato di calcio di Serie D Girone F, quel San Nicolò notaresco Campobasso che a tratti aveva il sapore di finalissima, di partita in grado di decidere il futuro della squadra. Proprio per questo motivo i tifosi anche il giorno della partenza dei rossoblù hanno voluto far sentire ancora una volta la loro presenza, il loro incoraggiamento a quei ragazzi che hanno disputato un campionato fino a quel momento incredibile. Il resto della storia la conosciamo tutti. Il Campobasso ha affrontato con coraggio e caparbietà una sfida difficilissima, imponendosi per 2-1 ed è tornato nella sua tana con una vittoria pesante, che se non proietta aritmeticamente i lupi dai professionisti, suggella comunque un primato meritatissimo. Ad accoglierli ancora una volta quei tifosi che non li hanno mai abbandonati, anche nei momenti più difficili del loro cammino, e che hanno voluto festeggiare insieme ai calciatori questa vittoria, pur consci che la strada è ancora lunga e che i molisani a questo punto devono prepararsi allo sprint finale, se vogliono davvero conquistare il loro sogno proibito. Prima della presunta pausa del campionato prevista dalla Lega di Serie D a partire dal 25 aprile con l'obiettivo di consentire i recuperi, il Campobasso dovrà infatti affrontare 4 appuntamenti da non sottovalutare. Si partirà domenica 11 quando gli uomini di Cudini dovranno scontrarsi con la rivelazione del campionato, il Castelnuovo Romano, la neopromossa che stupendo tutti si è accasata fino a questo momento al quarto posto in classifica e che all'andata ha dato filo da torcere al Campobasso vincendo 2-1. La settimana successiva, mercoledì 14, la 26esima giornata del campionato si aprirà con il derby molisano contro il Vasto Girardi, partita già di per sé complicata, se si aggiunge che nello stesso giorno si disputerà la partita tra Castelnuovo Romano e Notaresco è facile intuire che la tensione sarà alle stelle. In chiusura, prima della pausa, il 18 e il 25 aprile, il Campobasso sarà chiamato ad affrontare Vastese e Recanatese. Un piccolo tour de force dove i lupi dovranno dimostrare a tutti i costi la loro determinazione, al termine del quale sapremo in che direzione il destino li ha spinti.